Kurama incontra Kawaki. Il significato del contenitore adesso ci appare meno oscuro. Gli Otsutsuki sono ancora una minaccia. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per il video commento al capitolo 35 di Boruto. Questo capitolo, a differenza dei precedenti, è molto più interessante. Finalmente qualche battuta è stata riservata anche a Sarada e Mitsuki. I personaggi cominciano a ragionare, si pongono delle domande, trovano degli indizi. Quello che però rende questo capitolo più interessante sono tutti i riferimenti al passato di Naruto. Boruto dovrebbe essere un manga autonomo, ma purtroppo, per risultare più coinvolgente, al momento sembra spingere sui riferimenti a Naruto. Cosa abbiamo in questo capitolo? La storia di Naruto, un interessante punto di vista di Kurama, un mistero sugli Otsutsuki, nuovi indizi su Karma che si ricollegano al Byakugo della rinascita di Tsunade, il Jubi che viene trovato da Sasuke, e Jigen che fa la sua apparizione ed è pronto a incontrare Boruto e Kawaki. Un capitolo dunque che mette tantissima carne al fuoco. Un capitolo che richiama molti elementi di Naruto. Naruto è riuscito a vincere la solitudine grazie all'aiuto dei suoi amici. Trovando degli amici, la sua vita è migliorata. Con il manga di Naruto abbiamo conosciuto questo sviluppo della storia. Naruto, grazie all'amicizia, è riuscito a salvare anche Sasuke dalla brutta strada che stava prendendo. Lo stesso, però, probabilmente non funzionerà con Kawaki. Al momento Kawaki sembra mostrare i segni di un sincero cambiamento. Il problema è che l'apertura del primo capitolo del manga ci mostra un Kawaki totalmente nemico a Boruto. Per cui c'è da credere che per qualche ragione Kawaki alla fine non starà dalla parte dei ninja di Konoha. Ancora è presto per capire cosa succederà, ma Naruto purtroppo pare destinato a fallire con Kawaki. Gli abitanti della foglia, che non si fidano di Kawaki, potrebbero avere ragione. E noi, grazie alla lettura del primo capitolo, lo pensiamo pure. Ovviamente questo è quello che vogliono farci credere gli autori del manga. Non sappiamo cosa lo porterà a scontrarsi con il villaggio della foglia, ma non sappiamo nemmeno cosa accadrà dopo quello che abbiamo letto nel primo capitolo. Non sappiamo se alla fine Naruto ci avrà visto bene, non sappiamo se alla fine Kawaki si dimostrerà essere dalla parte di Boruto. Abbiamo solo una scena in cui i due si scontrano e non abbiamo altro. Non conosciamo le circostanze che hanno portato a quel momento, per cui non possiamo giudicare la situazione se prima non conosciamo tutto il resto. Una cosa è certa, di solito Naruto riesce a cambiare i nemici con cui si scontra. Riuscirà quindi in questo manga a cambiare anche Kawaki? O stavolta fallirà? Non si conoscono bene le origini del Byakugo della rinascita di Tsunade. Questo potere potrebbe affondare le proprie radici nelle origini di Karma. Sarà interessante dunque, nei prossimi capitoli, se Sakura e Tsunade sapranno aggiungere qualcosa su questa storia. Se queste due abilità hanno qualcosa in comune, Boruto potrebbe imparare molto anche da Sakura. In questo modo Boruto diventa la perfetta fusione del Team 7. Utilizza le tecniche di Sasuke, è il figlio di Naruto e può usare l'abilità di Sakura. È interessante infatti come nei manga di Naruto e Boruto un solo personaggio può vantare l'eredità di diversi altri. Esprimi tramite i commenti le tue opinioni e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video dedicati a Boruto. Sul sito del NIF Team è possibile trovare la traduzione dei capitoli pubblicati mensilmente in Giappone. In descrizione trovi il link al sito. Se quest'opera ti piace, acquisti i volumi di Boruto già pubblicati in Italia da Panini Comics. Ma vogliamo parlare del Jubi? Perché lì? E perché Jigen utilizza il suo chakra? Nel momento in cui Jigen prende un po' di chakra dal Dekakoda, lo vediamo assumere l'aspetto tipico di uno Otsutsuki. E non uno Otsutsuki a caso, ma lo stesso che Sasuke aveva visto qualche istante prima. Ecco dunque svelato il mistero della potenza di Jigen. Probabilmente si tratta di uno Otsutsuki, che ha assunto sembianze umane. In questo modo comprendiamo perché riesca a utilizzare tutte quelle tecniche particolari. In questo modo viene giustificata la sua potenza. Nel capitolo precedente si era detto che nemmeno Naruto sarebbe riuscito a sconfiggere Jigen. Se si tratta di uno Otsutsuki, questa affermazione non ci stupisce. Naruto, Sakura e Sasuke nel massimo della loro potenza hanno avuto grandi difficoltà per sigillare Kaguya. Quindi la preoccupazione di Sasuke è giustificata.
il mondo si ritrova ad affrontare una grande e seria minaccia. E adesso però abbiamo Boruto, che come detto prima riesce a rappresentare tutti i membri del Team 7. Per non parlare delle abilità oculari di Boruto, che secondo Momoshiki e Toneri saranno importanti per il destino del ragazzo. Tutto dunque converge su Boruto. Sarà lui colui che stavolta salverà il mondo dalla minaccia di Jigen. Essendo uno Tsutsuki si scopre anche perché Jigen conosca Momoshiki. Si scopre perché Jigen conosca Karma. È possibile dunque che Momoshiki e Jigen fossero rivali? Forse è per questo motivo che Boruto adesso possiede Karma. Magari Momoshiki gli ha lasciato questo segno per dotarlo di un potere in grado di contrastare Jigen. Una cosa è certa, in Naruto alla fine la Katsuki ci ha portato al Dekakoda e Kaguya. Kara ci sta portando verso una direzione simile. Kara è la Katsuki del manga di Boruto, ci ha portato dritti al Dekakoda. E ora abbiamo anche uno Tsutsuki difficile da contrastare. Che tipo di relazione c'è tra questo personaggio e Kaguya? È possibile che sia il suo compagno? In effetti abbiamo conosciuto Kaguya e i suoi figli, ma non sappiamo nulla sul suo compagno e quindi sul padre di Hagoromo e Amura. Così importante è il fatto che Jigen definisca contenitore anche Boruto, per cui Boruto e Kawaki presentano la stessa particolarità importante che Kara ricerca. È possibile dunque che entrambi siano due contenitori adatti per contenere il Jubi? La minaccia che i ninja si sono ritrovati ad affrontare alla fine del manga di Naruto sembra essere pronta a ripetersi. Questo capitolo difatti si è dimostrato molto interessante. Ha aggiunto elementi che hanno dato una svolta alla trama, anche se, e lo ripetiamo, molti di questi si rifanno sempre a ciò che ci ha presentato Naruto. E così facendo, il manga di Boruto ci dimostra ancora una volta che ha bisogno di Naruto per sopravvivere. Il prossimo capitolo arriverà il 20 luglio. Boruto in Giappone non sarà più pubblicato su Weekly Shonen Jump, ma su V-Jump, insieme a Dragon Ball Super. Per cui il prossimo video commento su Boruto arriverà sul nostro canale martedì 29 luglio. La prossima settimana il video commento mensile sarà dedicato all'ultimo capitolo dell'Attacco dei Giganti.